questa vecchia angoscia, questa angoscia che porto da secoli dentro di me, è traboccata dal vaso, in lacrime, in grandi immaginazioni, in sogni tipo incubi senza terrore, in grandi emozioni improvvise, senza alcun senso. È traboccata. Quasi non so come comportarmi nella vita con questo malessere che mi riempie l'anima di pieghe. Se almeno impazzissi per davvero. Ma no. È questo essere a mezza strada, questo quasi. Questo essere sul punto di questo. Il ricoverato di un manicomio almeno è qualcuno. Io sono il ricoverato di un manicomio senza manicomio. Sono pazzo e freddo. Sono lucido e matto. Sono estraneo a tutto e uguale a tutti. Sto dormendo sveglio con sogni che sono pazzia, perché non sono sogni. Sono in questo stato. Povera vecchia casa della mia infanzia perduta. Chi avrebbe detto che mi sarei tanto disperso? Che ne è del tuo bambino? È impazzito. Che ne è di colui che dormiva tranquillo sotto il tuo tetto provinciale? È impazzito. Ma chi fra quelli che fui è impazzito? Oggi costui e chi sono io? Se almeno possedessi una religione, per esempio una per quel feticcio che c'era in casa nostra, la vecchia casa che veniva dall'Africa. Era bruttissimo, era grottesco, ma c'era in lui la divinità di tutto quello in cui si crede, se almeno potessi credere a un feticcio. Giove, Geova, l'umanità, uno qualunque servirebbe. Infatti, che cos'è tutto se non quello che pensiamo di tutto? Scoppia, cuore, cuore di vetro dipinto.